Cos'è un'isola? Lo sappiamo bene. Geograficamente è quel pezzo di terra che emerge in mezzo al mare. Può essere grande o piccola, abitata o disabitata. Ma simbolicamente, cos'è un'isola? È un luogo che si trova al di là del mare. È un luogo separato ma unito alla terraferma. È un luogo che, come dicevamo, può essere abitato o disabitato. È un luogo in cui, secondo diverse tradizioni indoeuropee, è il ritrovo delle anime della vita dopo la morte, perché appunto si trova al di là del mare. È un porto di speranza quando si fa naufragio, ma può essere anche una condanna se si vive da soli a lungo su un'isola. Il tema dell'isola è al centro di un'antologia pubblicata da Nero Press Edizioni dal titolo Solo il mare intorno. Questa antologia di Nero Press Edizioni ospita tre racconti lunghi, uno di Danilo Arona, l'altro di Angelo Marenzana e il terzo di Luigi Milani. La prima cosa interessante da notare è che l'isola si fa presente nell'assenza, perché già dal titolo noi vediamo solo il mare intorno. Non ci viene detto che c'è un'isola in mezzo al mare, ma ci si concentra su questo elemento, il mare, che mutevole, e non è un caso che Giulio Leoni nella prefazione sottolinei la memoria dell'acqua. Veniamo ai tre racconti lunghi pubblicati in questa antologia. Il primo ha per titolo Croatoan Sound ed è di Danilo Arona. L'isola di cui parla il racconto di Danilo Arona esiste veramente, si trova a largo della Carolina del Nord ed è il secondo insediamento inglese nel Nuovo Mondo dopo San Giovanni di Terranova. Ma che succede se in quell'isola, potremmo definire ancestrale, vive una popolazione particolare che venera degli dei, vogliamo anche sanguinari? Entra in contatto con la civiltà dei giorni nostri. Cosa c'è che separa nel tempo e nello spazio un prima e un dopo? Cosa avviene se si rompe quell'equilibrio che esiste fra due mondi così diversi? Il secondo racconto di questa antologia, che è bene sottolinearlo fin da subito, raccoglie tre testi che ruotano intorno all'horror. Dicevamo, il secondo racconto è Piedra Colorada ed è scritto da Angelo Marenzana. Ed è quasi una storia, possiamo dire, che si muove intorno al karma negativo che può avere un luogo se su un'isola, Piedra Colorada, per lungo tempo c'è stato un penitenziario che ha raccolto i peggiori criminali della storia, può succedere che ci siano delle conseguenze, può succedere che tutto il karma negativo accumulato nel corso degli anni prima o poi debba esplodere. Il terzo e ultimo racconto dell'antologia è L'isola senza morte di Luigi Milani, che potremmo ascrivere al genere dell'ucronia musicale, cioè quel genere letterario che vuole che alcuni personaggi, soprattutto musicisti celebri morti in giovane età, siano ancora vivi. Si pensi al caso di Elvis, per esempio, no? Non è morto, ma vive, guarda caso, su un'isola. Ma al di là di questo mito, cosa può nascondere un'eventuale isola del genere? Solo il mare intorno è, per usare le parole di Giulio Leone della prefazione, un affresco del male e dell'orrore, e se siete amanti del genere, probabilmente vi piacerà.